Ci troviamo ad Antagnò, nel piazzale antistante alla chiesa di San Martino, che è la parrocchiale di Ayas, e ci prepariamo a visitarla all'interno, perché è molto interessante e presenta delle particolarità veramente uniche. Di fronte abbiamo l'asilo infantile, che era stato usato moltissimo nel passato, poi abbiamo anche la casa della rettoria e sulla sinistra abbiamo il cimitero. È un posto veramente molto bello anche come posizione geografica. Siamo di fronte alla pittura che rappresenta San Martino a cavallo, che taglia il suo mantello per il povero. Ciò che è capitato ad Amiens mentre prestava servizio militare. La chiesa attuale è stata ristrutturata dall'arciprete d'Andrés nel 1839. È stata ristrutturata completamente, innalzata e abbellita. Durante questi lavori di restauro dell'arciprete d'Andrés è stato anche innalzato il campanile di 10 metri, di ben 10 metri. È uno dei più alti della Valle d'Aosta. Anche all'interno, vedremo, ci sono stati dei cambiamenti grandissimi. Era una chiesa di tipo romanico a crociera, è diventata tutto diverso, come vedremo fra poco. Davanti a questo stupendo altare non posso allontanare dalla mia mente e dal mio cuore il ricordo di quanto mi è capitato l'anno scorso alla festa di San Martino. Trovarmi davanti a questo altare illuminato, ricco, lucente, splendente, mi ha veramente commosso e mi ha fatto pensare diverse cose. Per esempio, quanto siamo fortunati nella nostra parrocchia per aver saputo e voluto e portare a termine un altare così bello e così anche costoso, naturalmente. I nostri antenati avevano una fede veramente molto viva. Per le loro case si accontentavano di case semplici, essenziali, magari arredate con gusto, ma per il Signore davano il massimo che c'era. E se noi vediamo un lavoro di questo genere, possiamo capire quando è potuto costare e anche diciamo tutti i risparmi che hanno dovuto fare per arrivare a questo fine. E quindi veramente dietro questo altare c'è tutta una parrocchia per centinaia di anni e non puoi non commuoverti a pensare a queste cose, perché veramente sono cose che colpiscono nel cuore e hanno tutto il valore umano, culturale, religioso di un paese. Questo pannello che si trova sulla parete è molto importante perché è la base del vecchio altare che c'era prima dell'attuale ed era un altare di tipo tedesco che era fatto a Dante. Le due ante sono nel museo d'arte sacra che c'è qui vicino e questa invece era la base. Perché questo è importante? Perché probabilmente fino verso la fine del Cinquecento l'altare della parrocchia era quello, cioè molto più semplice, non grande come questo che abbiamo adesso. Rappresenta Gesù attorniato dai suoi apostoli. Questo magnifico altare, veramente notevolissimo, è sicuramente il più importante e il più interessante degli altari barocchi della Valle d'Aosta e anche di tutto il Piemonte quasi. È stato l'opera di circa un secolo e più di lavoro di intagliatori. Come lo vediamo noi adesso è quello che è stato rifinito nel 1713 dagli scultori Gilardi e Minardi della Valsesia, che erano molto famosi. E
l'hanno concepito in maniera bellissima, perché oltre che artistico è anche altamente catechetico, diciamo, insegna veramente a salire verso Dio. È diviso in tre zone: la inferiore, che è la più recente, poi la mediana, che è la più antica, e l'ultima, che è recente, come quella, più o meno come quella di base. Se vogliamo vedere nei particolari, allora intanto vediamo subito il tabernacolo, no? Il tabernacolo è l'ultima opera che è stata fatta di questo altare. L'ha fatta al Dandres alla metà del nel 1850, e il tabernacolo è stato, diciamo, ampliato, e poi gli hanno fatto un tronetto girevole con specchiera al di sopra per l'esposizione del Santissimo Sacramento, che dal punto di vista, diciamo così, che per l'impressione può essere anche interessante, ma è sicuramente un danno artistico, perché la gloria degli angeli che c'è dietro viene coperta e perde tutta la sua bellezza. E ci sono, diciamo, delle statue. Queste statue naturalmente sono di santi del tempo, che erano venerate allora in quel tempo, e sono a destra Santa Margherita e poi accanto Santa Barbara e Santa Caterina, che si vede la palma martire, e poi anche Santa Maddalena. Poi sotto ancora ci sono quattro pannelli a rilievo molto molto belli. Abbiamo, partendo dall'estrema sinistra, abbiamo l'Annunciazione, poi abbiamo la Visitazione, e a destra abbiamo la Nascita a Betlemme e la Presentazione al Tempio. All'estremità superiore della parte inferiore abbiamo la cerniera che unisce la parte inferiore a quella mediana, e ci sono dei personaggi molto importanti. Allora abbiamo sull'estrema sinistra abbiamo Davide e Salomone, e poi dall'altra parte abbiamo Mosè e Aronne. Arriviamo così alla parte mediana, che era la primitiva, la più antica, e che è del XVI secolo, ma le statue sono ancora più antiche, di circa un secolo, e le hanno poi messe nelle nicchie. Allora, al centro la più importante è quella della Madonna che tiene in braccio il bambino, poi a sinistra è molto bella, c'è la nonna, sarebbe Sant'Anna, e si vede che il bambino si rivolge verso la nonna, no? Vedete? Da questa parte qui abbiamo San Martino e San Grato. Alla sommità della zona inferiore c'è un raccordo verso la zona mediana, e qui abbiamo dei personaggi molto importanti. Allora, sulla destra abbiamo Mosè con le tavole della legge e Aronne, il grande sacerdote. Sulla sinistra abbiamo invece re Davide e Salomone. Poi ci sono tre archi. Sopra l'arco centrale, un tempo, fino all'ultimo restauro, c'era la statua di San Martino, e perché la volevano mettere molto in evidenza, la chiesa di San Martino. Questo però portava un danno artistico, perché copriva per più di metà la statua centrale, che è la più preziosa, è quella della Madonna col bambino. E quindi l'hanno abbassata giustamente, e così la statua della Madonna risalta molto bene. Arriviamo così all'ultima zona, la più alta, perché ha alla base, in mezzo, San Giovanni Battista e due sante. E poi all'estrema sinistra c'è la statua di San Paolo, e all'estrema destra quella di San Pietro. Sopra c'è una corona di angeli e di raggi, dove c'è il Padre Eterno, poi la mistica colomba, che sarebbe lo Spirito Santo, che guardano verso Gesù Cristo, verso il Figlio, il Verbo, e rimandano in fondo come direzione verso il tabernacolo, dove c'è l'Eucarestia che dà la vita per salire, cioè ha un altissimo senso ascensionale, per cui attraverso l'esempio dei santi, attraverso gli insegnamenti della vita, con la grazia di Dio sali fino
alla gloria divina. Questo è l'altare della Trinità, e anche la chiamano anche della Sacra Famiglia, ma della Trinità, e rappresenta la famiglia di Nazareth, San Giuseppe, Santa Maria e la Madonna e Gesù, e sopra c'è la Trinità. Il simbolo della confraternita era questo che vediamo qui sull'altare, una croce di colore rosso e blu su fondo bianco. La tela di questo altare, che è stata dipinta nel 1800 dal pittore Curta di Gersonei, è diciamo piuttosto recente. Prima c'era la pittura, cioè la pala d'altare che c'è in fondo adesso alla chiesa, che poi avevano portato nella cappella del cimitero. Poi l'hanno riportata giustamente qui in fondo alla chiesa, perché in fondo a quella pala c'è, diciamo, la fotografia della chiesa prima del restauro. E si vede proprio bene che era di tipo romanico, molto pesante e più bassa di quella che c'è adesso. Quindi è anche una cosa interessante vedere la fotografia, diciamo, della chiesa vecchia. La chiesa parrocchiale di Ayas ha 6 altari, 2 più importanti, quello che abbiamo visto prima della Santa Trinità, della Santa Famiglia, e questo invece della Madonna. E della Madonna nera, perché qui ad Ayas c'era una grande devozione alla Madonna d'Europa. Già nel 1700 andavano in pellegrinaggio ad Europa, e quindi per quello che c'è la Madonna nera. Una cosa molto interessante è che la statua della Madonna era una di quelle di tipo Vierge ouvrante, cioè delle statue della Madonna che si aprivano e all'interno avevano il Padre, lo Spirito Santo e il Figlio. E poi sono state proibite perché avevano un po' un'aria di eresia. Molta esaltazione della Santa Vergine, però Dio dentro la Santa Vergine non piaceva più. Ed è stata ritrovata da 2 ricercatrici, una di Vercelli e una di Ayas, che hanno avuto il coraggio di svestirla e di vedere com'era fatta. Poi l'hanno scoperto tutto quanto, è stata portata alla sovrintendenza, l'hanno restaurata e adesso nel Museo di Arte Sacra qui di Antagnò. Adesso ci avviamo verso il fondo della chiesa, verso l'organo. Quest'organo è molto bello, soprattutto se riferito a una parrocchia di montagna, a 1800 canne, ed è un Vegezzi Bossi dell'inizio del 1900, e sono molto rari, ho sentito già degli esperti e lo trovano molto molto buono. Alla base, sull'orlo inferiore esterno della tribuna della cantoria, ci sono le teste di tribuna, le teste di tribuna. In patois era un esempio di bruttezza. Tiene una testa di tribuna, tu sei brutto, proprio una testa di tribuna, che passava come l'esempio veramente di una faccia quasi deformata. Ed erano così brutte perché avevano uno scopo preciso, erano chiamate apotropaiche, cioè da far paura. Come il male, come il peccato, eccetera, per cui bisognava tenersi lontano come dalle tentazioni. Ecco, questo significato apotropaico avevano, per cui per forza dovevano essere brutte.
questo è il pulpito, è molto pregiato, molto bello, perché è molto ben rifinito, è stato fatto ad Aosta con legno di noce e sono dei pannelli molto indicativi, molto belli. Ed era messo non davanti come predicano adesso, ma giù verso l'assemblea, perché così sentivano meglio tutti. In più era elevato, per cui la voce scendeva verso il popolo. Tant'è vero che sopra, per due ragioni, c'era come quella specie di soffitto, diciamo. Qui addirittura ci sono le stelle e anche la figura dello Spirito Santo che ispira, eccetera. Ma lo chiamano anche abbattivoce, per cui la voce del predicatore andava verso il popolo. Ed era il pulpito come era prima, non parlavano mai come predica dal davanti, sempre così. A proposito dell'origine della nuova chiesa, dopo quella più antica che è durata fino al 1500 di tipo tedesco, di cui abbiamo illustrato la base, c'è un interessante racconto che può essere vero o anche, per esempio, un po' leggendario. Comunque qui la gente di Ayaz lo riporta come vero. Allora, l'emigrazione di Ayaz era poco forte, ce n'era solo alcuni, andavano a fare i segantini, cioè andavano a tagliare i tronchi in assi, no? E c'era un uomo di Antagnò che era andato a fare la stagione dai Santi a Pasqua, e poi col suo gruzzoletto e con i suoi strumenti, una grande ascia soprattutto, tornava in paesi. Allora, per venire ad Ayaz non si passava a Verres, si passava a Saint-Vincent e al Col di Joux. Il Col di Joux, naturalmente, di notte, in mezzo al bosco, è molto scuro. Talvolta c'erano dei briganti che aspettavano la gente per rapinarli, e puntualmente arrivò quella volta la stessa cosa, e questo segantino si trovò davanti a un brigante che gli ordinava di dargli tutto quel che aveva e di non difendersi. Lui diceva: io ho fatto la mia stagione, la mia famiglia aspetta, come faccio? Allora si è difeso ed era molto bravo nel mangiare l'ascia, per cui lo colpì e lo uccise. Poi, naturalmente, era mica un assassino, quindi fu colpitissimo da questa cosa e scorse a casa tutto turbato, eccetera. E poi ha detto: adesso sono rovinato, perché scopriranno che c'è il morto, risaliranno a me e io sarò rovinato. E stava molto, molto male, in grande ansia. Però nessuno è mai venuto a cercarlo. Lui sperava sempre che la cosa potesse passare. Un bel giorno arrivano dei gendarmi e lo cercano. Allora lui ha una paura folle e voleva quasi nascondersi, ma non ha potuto perché c'era solo una porta. E quindi sono entrati, hanno chiesto se lui era il tale dei tali, e lui, tutto tremante, gli ha risposto: sono io. E dice: beh, allora noi siamo venuti perché dobbiamo portargli un grande premio per la taglia su questo delinquente che è stato ucciso, e abbiamo saputo che era lei. Così lui ha preso quei soldi, non solo non l'ha messo in prigione, ma gli ha dato dei soldi. Allora, però, siccome era religioso e ha capito che questo poteva ringraziare la provvidenza, e ha preso questi soldi e li ha dati per cominciare la nuova chiesa. Quindi questi sarebbero, diciamo, i primi soldi per la nuova chiesa che vediamo. Questo cimitero piace molto ai turisti che lo vengono a visitare, sono molto ammirati, perché è un cimitero molto intimo. Proprio i morti sono accanto alla chiesa, accanto ai vivi, perché è rimasto un cimitero pre-napoleonico,
che Napoleone aveva obbligato tutti ad avere, a portare il cimitero fuori dal paese, invece questo è ancora all'interno del paese. E poi adesso hanno fatto anche dei monumenti, diciamo, di pietra, di marmo, eccetera. Una volta c'erano solo delle croci di legno e dei e fiori, tutti quelli che potevano nella bella stagione. Adesso, anche se è quasi inverno con la neve, eccetera, ci sono tanti bellissimi fiori. E difatti era interessante quando hanno fatto la festa dei morti e c'era la neve e sopra i vasi posati sulla neve. Era molto bello, un giardino fantastico.